Rischi gravi, allarme di Banca Italia sullo spread. Ecco i vertici dell'informazione RAI. Caso Orlandi, trovate ossa in Vaticano. Allarme del governatore della Banca d'Italia Visco per le conseguenze di un prolungato rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato su banche e famiglie, conseguenze definite da Visco gravi. Tutelare il risparmio, essenziali conti in equilibrio, ribadisce il capo dello Stato Mattarella. Nel frattempo l'Istat registra a settembre il rialzo della disoccupazione. Aumentano i giovani senza lavoro, 34.000 occupati in meno su base mensile. Carboni al TG1, San Giuliano al TG2, Paterniti al TG3, Alessandro Casarin al TGR, Luca Mazzà al Giornale Radio. Sono i nuovi direttori del TG della RAI nominati dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dagli accordi fra Lega e Movimento 5 Stelle e su proposta di Fabrizio Salini, AD di Viale Mazzini. Un solo voto contrario di Rita Borioni in quota PD. La Procura di Roma indaga per omicidio dopo il ritrovamento di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano. I magistrati hanno disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti e se siano compatibili con il DNA di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due minorenni scomparse a Roma nel 1983. La famiglia, il Vaticano, spieghi. E ancora allerta rossa sull'Italia con alcune regioni sorvegliate speciali dalla Protezione Civile. La pausa concessa dal maltempo nelle ultime ore sul nostro paese lascerà infatti il passo a un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da oggi interesserà tutto il paese. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnchronos.com. Arrivederci dalla redazione web.